Buongiorno umidi, buongiorno umidi perché ovviamente ha ripreso a piovere. Buona giornata, se non fosse che oggi gioca il Milan sarebbe una giornata pallosa, ma così pallosa e pallosa che non passerebbe mai. Meno male che gioca anche alle 15, tra le altre cose. Piccolo appunto. Oggi, ovviamente, dobbiamo fare gli auguri a Camardinho. Il nostro Camardinho oggi fa 16 anni. Sembra già un veterano, ma in realtà, pensateci, ha solo 16 anni. Ebbene, in realtà da oggi sarebbe già pronto per la firma, ma è chiaro che è domenica, non gli corre dietro nessuno. Da domani, però, le cose potrebbero cambiare. Ieri vi ho parlato a più riprese di Camarda e del fatto che Marotta abbia messo gli occhi addosso al ragazzo, che abbia già provato a insinuarsi, no? Ovviamente Beppe Riso sta facendo il suo. Perché la realtà dei fatti, ragazzi, è che ci stanno provando sul serio a portarlo via. Ma è normale, ragazzi, che ci stiano provando, è chiaro. Ma un prospetto così te lo puoi accaparrare con quattro spiccioli, tra virgolette quattro spiccioli, perché ha solo 16 anni. È chiaro che ci provi. Ma io non mi incazzo con chi ci prova. Io mi incazzo col Milan, che comunque non ha messo subito a tacere queste voci, non ha fatto nemmeno una dichiarazione dicendo: ma siete malati, Camarda rimane qua, punto e basta. Al solito mancanza di comunicazione. Però, a quanto trapela, ci sarebbero, mettiamo sempre il condizionale, ci sarebbero dei problemi, perché ovviamente si sono fiondati Milan, Manchester United, Manchester City, anche Real Madrid ha fatto interesse, Tottenham, mi pare anche forse il Brighton è interessata, e queste sono le inglesi, ok? In Italia c'è l'Inter, ovviamente col Marottino, che quello è un volpone, riesce sempre a tirare l'acqua al suo mulino, riesce a fare le cose bene perché è bravo. Marotta è bravo, non si può dire niente, ok? E ha molte carte per convincere anche Camarda. E poi ci sarebbero anche gli interessi di Juve e Roma. Non escludiamole a priori, perché chiunque porti un'offerta che convinca Beppe Riso e la famiglia del giocatore può portarlo via. E non stiamo tenendo conto del fatto che il Milan l'ha già bloccato e ha detto: stai qua. Però a quanto pare qualcuno comincia da un po' di tempo a insinuare che non c'è certezza, che addirittura Camarda abbia un piede fuori dal Milan. Cioè, vi rendete conto? Camarda ha un piede fuori dal Milan. Questo è quanto. Io non ci voglio credere, ragazzi. Io non ci voglio credere. Io voglio credere che la settimana prossima arriverà qualche bella notizia e arriverà la conferma di Camarda che rinnova col Milan, almeno per il massimo 3 anni, perché ha solo 16 anni, e tutto va a posto. O se no, se proprio lui chiede di andare, ragazzi, rinnova col Milan e poi vai, almeno come segno di riconoscenza, almeno quello. Che cavolo, svincolarsi a zero sarebbe proprio veramente un atto vile, no? Uno sfregio fatto a chi ti ha messo in mostra, a chi ti ha fatto crescere. Ma non credo che finirà così, credo che andrà bene, ragazzi, stiamo tranquilli, perché non voglio credere che possa succedere una cosa del genere. Succede una cosa del genere, ragazzi, poi veramente c'è da fare una rivoluzione, c'è da arrabbiarsi proprio come pazzi. Ma veniamo alla notizia che è rimbalzata un po' soprattutto su YouTube, mi è venuto un po' da sorridere, fra due youtuber abbastanza famosi, conosciuti, che riguarda appunto Ziroschi. Ed è chi è Ziroschi? Ziroschi è un ex giocatore, è stato il primo giocatore americano a giocare in Europa, con pochissima fortuna, non era un fenomeno, ok? Poi è tornato negli States, scusate, mi sono dimenticato, lui è nato in California, poi è tornato negli States ed è stato 10 o 12 anni ai Los Angeles Galaxy. E questo contesto ha portato anche Ibra in MLS e due sono diventati grandi amici. Bene, a quanto pare sembrerebbe, perché parlano tutti in condizionale, uno dice sì, uno dice no,
che Ibra avrebbe contattato questo phantom famoso Ziroschi, ex giocatore, per portarlo in rossonero, addirittura come direttore sportivo. Io ascolto, valuto e tiro le mie conclusioni. Chiaro, come ho già detto, che se tutto verrà affidato nelle mani di Ibra, lui ha il potere di decidere, ha un gran potere decisionale. Mi fa paura, e l'ho già detto, come l'ho detto agli amici della 104 sul gruppo WhatsApp, che Ibra abbia tutto questo potere. Ve lo dico sinceramente, a me spaventa perché lanciare così Ibra in un contesto enorme come quello del Milan, in un lavoro che praticamente non ha mai fatto, dandogli tutta questa responsabilità, secondo me è troppo, ragazzi. Eccessivo. È come quando si lanciò Maldini, fece per certi versi bene, per certi versi invece fece certe cose dettate anche dall'inesperienza. Vuoi lanciare Zlatan? Perfetto, allora gli fiancheggi, gli metti a fianco un DS esperto, un direttore generale, quello che vuoi, esperto, che lo aiuti nei suoi passi verso diventare e fare esperienza anche lui, perché Ibra non ha esperienza in questo contesto, ragazzi. Ibra è stato un gran giocatore, ma non è che ha esperienza come general manager, come tutto fare, perché a quanto pare Ibra ha dei poteri incredibili, potrà fare qualsiasi cosa, potrà decidere, è il secondo di Cardinale, lo ha incoronato lo stesso Cardinale come il suo braccio destro, no? Per quanto riguarda il Milan. Quindi Ibra ha dei poteri immensi, infiniti. E questo mi spaventa sinceramente, perché io stimo Ibra calciatore, ma del Ibra general manager ho un po' di paura. E Ziroschi è un esempio. Ziroschi è un DS che è stato 10 anni in Los Angeles Galaxy, un mediocre giocatore. Come DS è stato in Los Angeles Galaxy, ha fatto qualche altra esperienza in giro, ma non è un DS che dici porca miseria chi sta arrivando, cioè. Capito? Fosse vera questa cosa, mi metterebbe un po' di paura, ve lo dico sinceramente. Però, come dico sempre io, noi non possiamo decidere nulla. Noi siamo dei tapiri messi lati, far la squadra, punto e basta, no? Ma volevo fare la domanda a voi, proprio riflettere anche con voi su questa cosa dell'Ibra che acquisisce pieni poteri, e se anche a voi magari non temete che possa effettivamente fare qualche cavolata, soprattutto per inesperienza. Io credo che Cardinale per certi versi sia veramente inesperto di calcio giocato, cioè veramente inesperto di calcio, di cultura calcistica, e poi ne derivano queste cose, no? Ibra è un'immagine forte all'interno del calcio mondiale, conosciuto in tutto il mondo, ma questo non vuol dire che sia necessariamente un grande dirigente. Certo, farà delle scelte corrette, delle scelte sbagliate, però buttarlo così nella mischia, quello che voglio arrivare a dire io, ragazzi, a me sembra un po' eccessivo. Poi fatemi sapere anche la vostra mentre io continuo a prendere acqua. Noi ci sentiamo più tardi, magari per qualche annuncio di. Per il post partita, ovviamente. Sempre comunque Forza Milan. A dopo e adieu!